Plus, il premio di letteratura Fondazione Ospedaletta Alessandria Cultura sarà presente sabato 16 novembre a Book City Milano per presentare le terzine vincenti delle tre sezioni narrativa, graphic novel ed inediti. Il 28 novembre poi ad Alessandria, al Teatro Alessandrino, la premiazione dei vincitori. La giuria del premio, come sempre composta da scrittori, professori e persone legate al mondo dell'editoria, ha dovuto leggere e analizzare in questi mesi tantissimi elaborati, arrivati da ogni parte d'Italia e anche da oltre confine. Il filo rosso che segna i lavori, soprattutto della graphic novel, è la fragilità, come ci racconta il professor Matteo Saudino, scrittore e noto youtuber e membro della giuria del Premio Plus. Comincio con il dire che è stato veramente un piacere, più che un dovere, perché il livello delle graphic novel era, è molto molto alto, sia per quanto riguarda la sceneggiatura, sia per quanto riguarda ovviamente i disegni. Graphic novel accomunate sicuramente dal tema della fragilità. È un'epoca questa di fragilità, uno potrebbe dire tutte le epoche hanno delle crisi, sì, è vero, tutte le epoche sono in permanente trasformazione, ma quest'epoca all'interno della grande trasformazione presenta la fragilità degli adolescenti, ma anche degli adulti. E se dovessi trovare appunto un filo rosso, direi la fragilità e poi ovviamente le relazioni umane. Da che cosa è data l'incomunicabilità, secondo lei? Veramente, come dicono alcuni, da questo uso così sfrenato dei social, sia da parte degli adulti che da parte dei ragazzi, oppure no? Chiaramente l'uso dei social ha aumentato una certa solitudine perché c'è questo paradosso, i ragazzi sono molto sui social, trascorrono molte ore e vedono vite degli altri o interagiscono con le vite degli altri, però è un'interazione che manca poi di contatto fisico, manca di sguardi. Manca della presenza. Ce l'ha una ricetta per far fronte a questa incomunicabilità, al fatto che appunto si vada sempre più veloci, anche perché poi quello che abbiamo davanti è l'intelligenza artificiale. Ma chiaramente, ecco, la ricetta sarebbe un buon uso, ad esempio, delle tecnologie, ma lei mi dirà, ma cos'è questo buon uso? Ma il buon uso è considerarle sempre, sempre, sempre strumento e mai fine. Se è uno strumento, lo strumento va guidato. Allora io parlo di quello che posso fare io. Io, ad esempio, a scuola cerco, no, il più possibile di far parlare i ragazzi. Tante attività, tanti lavori in cui sono i ragazzi i protagonisti.